Salve, ci rivediamo. Comandante, con... salga a bordo, cazzo! Comandante, salga a bordo, cazzo! Ho detto salga a bordo! A chi? Dicevo, dove vivo io, fanno tutte le donne, mia madre in particolare, che manda avanti la casa. Non si può fermare e non può stare lì a pensare, a trovare le parole, pure quando mi doveva comandare, che mi diceva Dino, a mamma fa una cosa, picchio cosa dando un coso sotto a coso. C'è cosa? La seconda volta però il tono cambiava, eh? Te lo spiegava, picchio cosa dando un coso sotto a coso. Mamma, la terza volta si incazzava. Picchio cosa dando cosa sotto cosa. E dico mamma, e non è che le vuole sapere tutte e tre, ma una cazzo di cosa, almeno me la vuoi dire. Io che vivevo questa tradizione della cultura e che invece guardavo la televisione lì, immaginavo vedendola che quella fosse la realtà. E mi ricordo di questa pubblicità che mi ha segnato l'intera esistenza di un bambino, bellissimo come tutti i bambini di queste zone, biondo, occhi azzurri, con i denti bianchissimi, più latte, meno cacao, il caschetto biondo come Nino d'Angelo, Luigino, che indossava una tutina gialla, quella della domenica. Ce l'avevate voi gli indumenti che mettevate solo di domenica? Ce l'avevate? Pure io c'avevo un pantalone a cui ero affezionatissimo, un pantalone, diventavo grande, pantalone sa Kurtushev. Un giorno dissi, mamma per piacere basta, sembro Michael Jackson, buttalo sto pantalone, buttalo, ma che sei pazzo, mo che non va più bene a te lo daremo a tuo fratello il secondo, e mo che non gli va più bene al secondo lo daremo al terzo, e quando il terzo non gli andrà più bene lo daremo a tuo cugino, e se non hai un cugino c'è sicuramente un vicino di casa che se lo prende, che tre pantaloni se lo stava in un paese. E Luigino con la tutina gialla della domenica andava da sua madre che stava facendo le faccende domestiche come tutte le mamme di queste zone in tailleur e tacchi a spillo. Andava lì e le diceva mamma, 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 e la mamma con la voce impostata tipica delle nostre madri diceva e che cosa c'è Luigino? Mamma, mi porti al parco, mi porti al parco, mi porti al parco. Un attimo Luigino, ho appena iniziato, finisco di fare le faccende domestiche e ti accompagno. E la signora faceva questo gesto, cioè la mazza con una pezza e faceva così. E basta. Per far vedere che il prodotto funzionava, c'aveva un cerchio pulitissimo e una casa fatendo. Che ve la raccomando. E quando aveva finito, mano nella mano, usciva con suo figlio Luigino, arrivavano in questo parco bellissimo, grandissimo, in cui i bambini giocavano, le madri sorridevano, eppure gli scoiattoli sull'albero, pure quelli erano felici. E Luigino, ancora mano nella mano, se l'era già puntata a 50 metri, c'era una pozzanghera così. E appena la madre gli lascia la mano, non ci pensa su due volte, e modello kamikaze, si fianta nella pozzanghera e ciac, una mummia di fango. Ora, chiunque delle madri presenti in questa sala, cosa avrebbe fatto al posto di quella di Luigino della televisione? Ditelo, abbiate il coraggio di dirlo che siamo tutti figli. Ditelo con tranquillità, ditelo. Mamma quanta palata, mamma quanta ammazzata, ma cu cuore proprio, un giorno capirai, non l'hai mai capito. E invece no, quella è la pubblicità, la madre di Luigino rida, scherza, è contenta, e ce me ne frega a me. Tanto c'è mia suocera a casa, la vecchia, quella della C'è Gentile, che da.
Eppure io vedevo la pubblicità e andavo da mia madre. Mia madre, che a differenza della madre di Luigino, non faceva le faccende domestiche, no. Mia madre faceva la servizio, che è ben diverso, e non aveva il tagliere e i tacchi a spillo, no, io ancora me la vedo qui, mia madre, con la sua divisa quotidiana da lavoro, la gonna di lana a quadri da sotto il ginocchio, il calzino bianco di spugna corto, le De Fonseca e tante da Pilaliam. Che ci avevamo i piedi del tavolo tutti graffiati. Sì, cos'è? C'avete il gatto? No, è mamma, è mamma. Eppure io andavo da mia madre che stava lavando i piatti nel cucinino con l'acqua calda, ma di un caldo che una volta si è sciolto pure il lavandino. Ma mia madre non si brucia perché, come tutte le mamme, è ignifuga. Non prova dolore, mia madre. Se si tagli, non baci niente. Ce ne sono altre quattro. Pigli un scotch. Via. Fatto. Va avanti, mia madre, un carro armato. E mia madre che lavava i piatti con l'acqua calda, io mi facevo spazio in questa nebbia che quell'acqua calda aveva creato. E finalmente, quando arrivavo a lei, le dicevo: mamma, mamma, mamma. E con quella bella voce impostata, lei mi diceva: c'è stato. Mamma, mi porti al parco a vedere gli scoiattoli? Che ti fai le canne a mamma? No, ancora. E finalmente, è un applauso alle canne questo? Saranno felici gli spacciatori, sta qua dietro uno. Dicevo, e quando avevamo finito, finalmente uscivo anche io, mano nella mano, come madre, arrivavo in questo parco bellissimo, e mentre lei mi lasciava le mani, facevo per partire, mi diceva: voglio! Il papà! No, no, son mamato. Perché mia madre, quando mi doveva minacciare, gli veniva fuori la voce di mio padre. Una volta le spuntarono pure i baffi. E mia madre mi diceva: è stata attenta. Che a 50 metri sta una pozzanghera così. Minchia, vero era. Io manco me ne ero accorto, ma mia madre la sapeva tutto quanto. Mia madre c'aveva la cartina planimetrica di tutta la zona. Io quando uscivo con mia madre mi ritiravo più pulito da quando era assuto. Ma non è finita qui. Perché mia madre la trovavi nella tipica posizione ammonitrice delle mamme. Ora, oh, che cinnanz, calma. Ora, in tutto il mondo questo gesto vuol dire? Per mia madre no! Era un mirino. Al centro di questo mirino c'ero io, e appena mi teneva a tiro, attenti al movimento, abbassava, roteava, alzava lo sguardo, e mi diceva: è stata attenta, che se cado, ave l'oldo. Pura! Cioè uno non solo cade, se fa male, pure palate. La prima volta, la seconda, la terza capì, alla quarta volta caddi, mi alzai e dissi: mamma, non mi sono fatto niente. Disse: non me ne frega, l'avevo stesso. Mia madre che mi ha rovinato l'intera esistenza per colpa di un giorno della settimana. Sapete quale? Il sabato. Perché mia madre tutti sabato mi ha obbligato a mangiare il brodo. Il brodo. Che a me non piaceva, io lo odiavo il brodo. In realtà mia madre lo cucinava perché piaceva a mio padre, e per convincermi mi diceva: mangia, mamma, è buono un brodo. Dice: sciacquolandrama. Oh.
poi, voglio dire, finché è inverno... Babbo, non mi piace. Va bene, ma d'estate, mamma, che ci sono 50 gradi centigradi nel piatto, se squaghi pure un cucchiaio. Che poi il brodo è la pietanza più difficile, perché devi seguire tu, piccolo, le regole del bon ton. I grandi no, derogano. I grandi... Certo, sucato. Tu invece sei piccolo e devi seguire le regole del bon ton perché sei in fase educativa e appena emetti quell'impercettibile risucchio del tipo... C'è tuo padre a fianco, il Condor, che fa finta di guardare il telegiornale ma in realtà è sintonizzato sulle tue frequenze. E appena emetti quell'impercettibile risucchio del tipo... Partenocrotone Milano. Poi, credo guzzetto, fracca per catena di quad, che se non stai attento ingoi pure il cucchiaio. Una volta ho detto va bene, accetto la sfida, mangio il brodo senza far rumore, quattro cucchiarate. Po, 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 po. Buttato giù, ho fatto un rutto che l'aglia fatta la mescia, mamma. Che mia madre è uscita per strada e ha incontrato la vicina Lucia, detta Cecetta. Cecetta quando l'ha vista ha detto, ha vista Giannina, ci si giù dalla parrucchiera, se no ecco tu brodo. Ma non è finita qui perché secondo voi mia madre che tipo di pasta usava per fare col brodo? Non dite le stelline. Non le dite le stelline. Come? Che ha detto? Oh, chi è? Quello che ha avuto la mia stessa infanzia di merda, dove sta? Dove sei, fratello? Ah, fai pure così, non ti vandare, tagliatelo con il braccio, non lo far vedere a nessuno. Mia madre mi ha obbligato tutti i sabato ad andare a esistenza a mangiare il brodo. Con le spaghette spazzate. Con le spaghette spazzate. Le spaghette spazzate. Ma se li fanno lunghi, ci sarà un cazzo di motivo, mamma, no? Te ne va a fisso le spaghette spazzate con la pasidda, le spaghette spazzate con le lenticchie, le spaghette spazzate con i fagioli, le spaghette spazzate con le patate, le spaghette spazzate. Eppure col brodo tu mi spiazzi le spaghette. Ma dico io la barilla facendo 50 tipi diversi di pasta che farlo con brodo e tu mi spiazzi le spaghette. Dove c'è barilla c'è casa e a casa mia non c'è barilla. E tutti i sabato questo teatrino si chiudeva con mia madre che mi diceva mangia, mamma mangia, mangia. Sempre tre volte mi ripeteva le cose. Sei andata da tua zia, sei andato? T'ha fatta matematica, t'ha fatta falla? Quante volte te lo devo dire? Quante? Dico se ne dici un altro so quattro. E mia madre che tutti i sabato per convincermi mi ripeteva mangia, mamma mangia, mangia. Con la voce quasi impostata, come un'attrice shakespeariana. Io, anche da grande, poi ho riflettuto dove mia madre avrà imparato ad impostare la voce. Guardando Beautiful, ovvio. Perché lì sono tutti così, tutti. Ridge, Taylor, Brooke. Eppure mia madre mi diceva, mangia, mamma, mangia. Mangia. Una volta mangia, mamma, mangia. Mangia. Mi fate scetto dove la capo. E mia madre tutti sabato che mi ripeteva mangia, mamma, mangia. Mangia. Perché in Africa ci sono i bambini che muoiono di fame e fallo mangiare a loro stu cazzo da brodo, no?